Proviamo a vedere il Presidente dell'Assemblea Legislativa Regione Marche, Vittoriano Solazzi, se ci risponde. O ci risponde o ci manda a fanculo. Noi proviamo. Devi fare il numero e poi schiaccia questo per viva voce. Fai il numero. No, scusate, ma io tecnologicamente allora, sono... Fai il numero a me e poi... Bene. Dopo... Questo è il numero? Sì. Ok. Libero, ragazzi, qui è libero. È libero. Sì. Son Cevasco di RT Radio. Oh, Cevasco. Come va? Direi bene, direi bene. Allora, prima riflessione, una riflessione su questo voto. È in diretta su RT Radio, eh? Siamo in diretta? Sì. Siamo in diretta? Sì. Bene. Dipende. Dipende, può andare anche male. Allora, primo dato, conferma o no che l'affluenza nella regione Marche è stata in linea con l'affluenza nelle altre 13 regioni, per cui c'è stato un crollo generale in tutta Italia? Le Marche hanno tenuto e la provincia di Pesaro e Urbino ha tenuto meglio di quanto si potesse credere. Conferma? Alcune regioni noi siamo assolutamente sopra la media, comunque hanno votato 12.000 persone, quindi più del numero totale degli iscritti, più di quelli che hanno votato per le segreterie provinciali di qualche mese fa. Quindi il dato è confortante, se poi penso all'ostruzionismo che è stato perpetrato da una parte del partito, in molti casi addirittura in modo eclatante, quindi seggi chiusi prima, seggi nemmeno aperti, dico che il dato è assolutamente confortante. Peraltro l'appello al non voto fatto in modo particolare da Marici è caduto nel vuoto, è caduto assolutamente nel vuoto. Quindi anche questo fatto che leggo le prime dichiarazioni ANSA in cui si chiede il commissariamento del nuovo segretario, e allora dovrebbero chiedere il commissariamento di tutti i segretari eletti nelle altre regioni. È vero che il nostro dato addirittura è migliore di quello delle altre regioni. Sono sciocchezze. Purtroppo è stata una partita giocata male da alcuni, a posteriori hanno dovuto prendere atto che l'appello a non voto non ha tenuto e adesso si inventano cose che però purtroppo per loro non hanno spessore. E comunque fra l'altro dispiace si faccia del male inutilmente assumendo atteggiamenti che non hanno nulla a che fare con l'appellativo democratico che sta nel nome del nostro partito. Senta, tra l'altro nella provincia di Pesaro e Urbino come in quella di Ascoli c'è stato un dimezzamento dei seggi, per cui se effettivamente l'appello al boicottaggio fosse andato a buon fine ci sarebbe stata almeno la metà di quelli che sono andati a votare, giusto? No, ma sì, ma la metà dei seggi, ma dirò di più, non solo la metà dei seggi, ma addirittura seggi nemmeno aperti, oppure seggi che hanno chiuso dopo 2 o 3 ore in alcuni comuni. Quindi una cosa incredibile, insomma. Il presidente Matteo Ricci, 2 ore fa, ha continuato a insistere insieme a un altro che le elezioni del PD Marche sono elezioni farsa, non si schiodano dalla poltrona. Cioè questo lo ha rilanciato quando bene o male iniziavano ad arrivare i primi dati a livello delle altre regioni in cui si parlava di flop. E poi stamattina le riserva un omaggio, un augurio domenicale, in cui dice: dopo duro attacco di Solazzi sul resto del Carlino, un po' di consenso l'ho già ottenuto. Senta, ma come mai Ricci ce l'ha tanto così con lei? Cioè, in definitiva, lei ha fatto l'anno scorso una gara alle parlamentari, no? Che bene o male hanno fatto un po' di tutto per metterli i bastoni tra le ruote, questo lo sappiamo. Ha avuto una reazione composta, nel senso che poi se n'è stato lì buono, e continua a godere di un certo consenso, no? Come mai questo Matteo Ricci
dimostra di avercela un pochino con lei, lui che, come dicevamo l'altra volta qui alla radio, è sceso nella politica che conta dal 1994, cioè quando è sceso Berlusconi, è sceso Ricci. Come mai, secondo lei? Io no, glielo spiego, siccome questa cosa che lui, per quanto abbia un po' di anni meno di me, la quindicina d'anni di meno di me, lui ha vissuto sempre e solo di politica, non mi risulti che nella sua vita abbia fatto altro mestiere, cosa molto diversa per me. Io quando sono arrivato a far politica in qualche modo, in modo professionale a tempo pieno, e cioè nel 1999, lui era già alle dipendenze del partito e aveva ruoli, quindi lui ce l'ha con me per il semplice fatto che io queste cose le dico e non ho nessuna paura di dirle, perché per me la politica deve essere un servizio e non credo né nei funzionari del partito né in quelli che vogliono insegnare ai cittadini come si fanno le cose non avendo mai fatto nient'altro che politica. Quindi io le dico queste cose, poi certo Ricci dispiace, risponde con ironia, dice che ha guadagnato qualche consenso. Il mio attacco, allora credo che ne guadagnerà molto di consenso perché io continuerò ad attaccarlo sino a quando non ci ispiriamo a comportamenti corretti stando nello stesso partito. Questa è la Senta, cosa che... vogliamo esprimere una parola nei confronti di Luca Ceriscioli che alla fine poteva essere una risorsa per il partito e a mio avviso è stata una vittima e secondo me non si meritava il trattamento da parte di altri che ha ricevuto. Sono d'accordo, purtroppo Ceriscioli è stato incastrato in questo gioco e mi dispiace che non ha capito per tempo come sarebbe andata a finire, si è fatto bocciare su una regola dal nazionale, non aveva bisogno di fare questo, la persona è una persona in gamba, un amministratore serio, si è fatto condurre fuori pista davvero da amici o presunti tali, che probabilmente avevano tutto l'interesse a che si scottasse in questa vicenda. E di questo mi dispiace perché, a parte che con Ceriscioli ho avuto sempre buoni rapporti, ma poi questa vicenda poteva assumere contorni e sviluppi completamente diversi, perché è comunque un dato di fatto che le polemiche sulla stampa, sui mezzi di informazione, alle quali alla fine siamo un po' tutti costretti, non sono edificanti per il partito e soprattutto per i nostri elettori, questo è un dato di fatto. Ultime due domande. Francesco Commi ha subito rilasciato una dichiarazione in cui dice da domani al lavoro insieme al mio sfidante Fioretti e così ha dato l'impressione di voler effettivamente fare. Francesco Commi ha una storia, vedevamo in consiglio regionale, iperpresente, presenzialista, eccetera. Però lei riconoscerà che queste polemiche hanno tolto spazio a quelle che è un po' la piattaforma del PD Marche, che do come dovrebbe essere. Ecco, alla luce della crisi che c'è, i cittadini vogliono sentir parlare anche di cose concrete. Lei, alla luce della sua esperienza istituzionale, come auspica sia il nuovo Partito Democratico Marche, in termini concreti e di iniziative? Guardi, il partito Marche deve essere un partito aperto e non chiuso, deve essere un partito della gente, deve confrontarsi con i cittadini, deve mettere in piedi iniziative politiche e confronti sui temi veri. C'è da ridisegnare un modello di sviluppo regionale che è stato in qualche modo messo a dura prova da questa crisi feroce che dura da 7 anni, con gli ultimi 3 anni addirittura di recessione. Anche una regione storicamente che ha ammortizzato meglio di altri territori la ciclicità delle crisi economiche, per la durata e l'intensità di questa crisi, stavolta ne porta i segni di questa crisi. Quindi il tema principale è avere nel Partito Democratico uno spazio di ragionamento, di confronto e di elaborazione di proposte. Ci sono alcune emergenze. Le emergenze si chiamano al primo posto lavoro, soprattutto per quanto riguarda i ragazzi, per quanto riguarda i giovani. E poi, certo, servizi sociali, perché una società che è in affanno ha bisogno di servizi sociali più efficienti, in questo ci metto tutto, naturalmente ci metto la sanità, ci metto l'assistenza ai disabili, ci metto l'assistenza agli anziani e poi, ecco, agevolare la ripresa produttiva, puntando ancora sul manifatturiero con un sostegno all'internazionalizzazione, al marketing, allo sviluppo e alla ricerca delle imprese.
e dall'altra parte puntare su settori che hanno possibilità di sviluppo, in modo particolare quelli legati al turismo, all'agricoltura, alla cultura e naturalmente all'ambiente. Questi sono i temi, ma un confronto a 360 gradi, non nelle stanze di partito con 4, 5, 6 capataz che decidono per tutti gli altri, perché deve finire anche questa storia del fatto generazionale. Il problema non è un fatto generazionale, il problema è di avere idee, proposte e cervello, e questo si può trovare benissimo nei giovani, e d'altra parte Comi mi pare che ha 42 anni, quindi sì, non è molto più vecchio, anzi è più giovane di due dei Ceriscioli, e questa deve essere la prospettiva. Bisogna partire dalle idee e dal confronto, non affidare a qualche funzionario del partito, ripeto, o a gente che non ha mai lavorato, il destino dell'elaborazione politica e culturale di un partito che serve per governare una società complessa come anche quella marchigiana. Secondo lei domani mattina il vicepresidente nazionale del Partito Democratico chiederà il commissariamento di tutti i 14 segretari regionali, vista la bassa affluenza? Ma se lo chiede per le Marche, forse lo dovrebbe chiedere anche per molte altre regioni italiane, ma credo che al di là delle dichiarazioni lui domani forse preoccupato per altri fatti, e comunque gli consiglio di impegnarsi su Pesaro, perché non è così scontato né che vinca le primarie né che vinca la gara a sindaco. Secondo lei non è scontato quindi il risultato? Non è più scontato nulla in questo paese, considerato che la disaffezione purtroppo della gente dalla politica, soprattutto quando la politica si manifesta come avviene in questo caso, con diatribe che nulla hanno a che vedere con gli interessi dei cittadini, di scontato non c'è più nulla, le battaglie sono tutte difficili, anche quelle in territori in cui da sempre alcune forze politiche hanno vinto. Io mi auguro che così non sia, ma certo ci dovrà mettere tutto l'impegno per vincere queste battaglie elettorali, quindi piuttosto che occuparsi di un congresso che si è celebrato in cui la gente che voleva votare ha potuto votare, bisogna che adesso si occupi della sua città. Senta, per la provincia di Pesaro Urbino ha qualche bella notizia da dare in termini di regione? No, per la provincia di Pesaro? Sì, no, parlo come a livello istituzionale, come regione, perché lei sa che c'è chi cavalca il fatto che la regione poco si interessi di Pesaro, è stato detto, per non far nomi, sempre dal presidente della provincia di Pesaro Urbino in occasione della sua presentazione. Ecco, in conclusione, la regione Marche rispetto alla provincia di Pesaro Urbino, com'è il suo rapporto e le attenzioni? È ben strano che Ricci parli della scarsa... Ha definito un rapporto a luci e ombre, ma ha più insistito sulle ombre che sulle luci. Si è insistito sulle ombre, considerato che lui è stato il presidente della provincia, considerato che il segretario regionale del partito è di Pesaro, considerato che l'assessore alla sanità è della provincia di Pesaro, considerato che questa regione esprime un parlamentare nella segreteria di Renzi e lui è il vicepresidente nazionale del partito, beh, se vede le ombre io credo che forse dovrebbe fare anche un po' di autocritica. Poi se le ombre sono il fatto che nelle Marche del Sud vanno avanti alcuni lavori con la quadrilatico, vorrei solo ricordare che la provincia di Pesaro, quando c'è stata la possibilità di entrare nella quadrilatero, forse per ragioni politiche non è voluta entrare, ma mi pare che comunque nonostante questo la regione ha dato prova in questi anni, penso soltanto al patto di stabilità orizzontale con la possibilità che ha dato la regione con decine e decine di milioni di euro da trasferire ai comuni, alla provincia stessa per liquidare le fatture che giacevano impagate nei confronti dell'azienda. Penso all'iniziativa che è stata presa sulla Fano Grosseto, dopo decenni di immobilismo è ripartita, e la costituzione della società di progetto. Penso comunque alla realizzazione della terza corsia, alle opere compensative. Penso a tutto quello che comunque, per carità, ecco, le difficoltà ci sono, non è che non ci sono. Ci sono per tutti, però che un presidente di provincia lamenti la scarsa attenzione contenuta della sua provincia, avendo fatto lui il presidente in questi ultimi anni, forse magari può darsi anche
E se fosse andato meno volte a Roma e più volte in Ancona, forse qualcosa di più l'avrebbe potuta strappare, questo non lo nego. Comunque alla fine lei continua a essere forte, perché se lei non fosse forte, nessuno avrebbe la paura che ha nei suoi confronti, no? Io non so, forte, guardi, io lavoro 20 ore al giorno, rispondo al telefono a chi mi chiama, sto sul pezzo, sono una persona che da diversi anni in politica, come dire, non si è sporcato mai le mani, mi impegno, ascolto tutti, se posso cerco di risolvere i problemi, sono presente ovunque si chiede la mia presenza, la forza è determinata solo da quello, determinata dal fatto che chi mi conosce sa che non faccio la politica per fare business o per avere un'occupazione, perché ce l'ho, la faccio perché mi piace e la continuerò a fare fin quanto mi piace, nonostante chi si augura il contrario. Senta, lei è juventino, no? Assolutamente sì, 3 a Quindi oggi 1. avete perso, è stata una bruttissima partita, mi sembra, no? Avete perso, no? No, no, come abbiamo perso? Abbiamo vinto, abbiamo vinto. No, secondo me oggi avete giocato da cani. Conti che continua a lamentarsi con Cappello, ma cioè voi siete un po' tendenti a lamentarvi di vostro come juventini, mi sa qui, no? Perché più che come Solazzi, come juventini, perché oggi Conte nei confronti di Cappello ha fatto una polemica, dice come si permette lui, mi veniva un po' in mente la polemica Solazzi-Cerisciotti. Bene. Mi fa un accostamento fra politica e sport che è abbastanza originale. Mi arrendo, mi arrendo. L'ho fatta volutamente, ovviamente. Certo, mi arrendo. Benissimo, la ringraziamo. Buon Grazie. lavoro, grazie. Grazie. Arrivederci. Ecco, cari amici, cari amiche, cari amici, abbiamo avuto in diretta il presidente dell'Assemblea Legislativa Marche, Vittoriano Solazzi. Penso che dire, ha detto tutto lui, mi sembra che sia stato abbastanza chiaro, mi sembra che le accuse che ha rivolto nei confronti del presidente della provincia di Pesaro Urbino, Matteo Ricci, siano abbastanza chiare. Ha dimostrato di non avere troppi peli sulla lingua, ha dimostrato di conoscere poco il politicamente corretto, nonostante sia, diciamolo, un ex democristiano, però mi sembra che dimostri di dire le cose abbastanza con chiarezza. Ecco,